Maestri, abbiamo parlato di radio e adesso finalmente ci andiamo a vedere questo piccolo filmato che proprio ci racconta ancora meglio proprio che cos'è la radio. E poi torniamo qui. La radio, come funziona? Ogni giorno è accesa da milioni di persone per ascoltare la musica o le notizie. La radio accompagna da sempre la nostra vita quotidiana. Ma come funziona? La radio è uno strumento che utilizza le onde elettromagnetiche per trasmettere voce e suoni su lunghissime distanze. La comunicazione avviene tra un trasmettitore, la stazione radio, e un ricevitore, la radio. Vediamo ora più da vicino come funziona questo meccanismo. Immaginiamo uno speaker radiofonico pronto a iniziare la sua trasmissione. Parlando in un microfono, le vibrazioni della voce sono tradotte in segnali elettrici che vengono captate da un amplificatore. Nello stesso tempo, un oscillatore genera un segnale ad alta frequenza che produce onde elettromagnetiche. A questo punto entra in gioco il modulatore, che unisce i due segnali. Il segnale amplificato ha le onde elettromagnetiche. Un'antenna poi diffonde il segnale modulato nello spazio, fino a grandi distanze. A questo punto immaginiamo un ascoltatore a casa che accende il suo apparecchio radiofonico. Accendendo la radio, inizia a ricevere le onde elettromagnetiche che raggiungono la radio ad una velocità pari a quella della luce. Ruotando la manopola o cliccando i tasti del sintonizzatore, l'ascoltatore decide quale frequenza ascoltare, ossia lasciar passare. La radio, infatti, capta onde da varie stazioni radio a frequenze differenti. Un rilevatore elimina quindi l'alta frequenza, rivelando la semplice informazione trasmessa al microfono dallo speaker. Un amplificatore aumenta l'intensità del segnale, che sotto forma di corrente elettrica passa dall'altoparlante che ritrasforma il segnale elettrico nelle stesse identiche vibrazioni che erano entrate originariamente nel microfono dello speaker.